Città metropolitana di Reggio Calabria e Comune di Reggio insieme per il coordinamento della gestione del circuito dei rifiuti durante il periodo estivo. Ieri a Palazzo Alvaro i delegati Salvatore Fuda e Paolo Brunetti, insieme ai dirigenti Pietro Foti e Domenico Richichi, hanno fatto il punto sulle diverse attività in corso da parte dei due enti per risolvere le criticità sulle tematiche ambientali. Dal tema dei controlli al piano per la raccolta, il contrasto agli abbandoni illeciti, la gestione degli impianti presenti e le attività per rendere l'area della città metropolitana autosufficiente dal punto di vista dei conferimenti. L'amministrazione comunale assieme alla città metropolitana ha messo in campo alcune attività per ridurre al minimo i disagi, quantomeno per questo periodo estivo. Il primo dato positivo è la definizione del bando di gara per il nuovo gestore che andrà a raccogliere i rifiuti a Reggio Calabria. Questo sicuramente arriverà a fine estate, quindi in questo periodo continuerà AVR a fare la raccolta. Abbiamo implementato alcuni servizi che riguarderanno soprattutto la fascia costiera da Catona per arrivare a Bocale, dove tutti i lidi saranno serviti quotidianamente, lidi e attività commerciali fronte mare saranno serviti quotidianamente alla raccolta dei rifiuti differenziati e indifferenziati ovviamente. Quindi questo ci permetterà di alleggerire il peso di discariche anche a ridosso della fascia costiera. Allora, il lavoro che sta facendo l'ATO è un lavoro costante, la struttura della città metropolitana, l'UPS Rifiuti, in realtà sta lavorando per i comuni, per i 97 comuni del lato città metropolitana, soprattutto nella predisposizione del piano d'ambito, che è lo strumento fondamentale per poter programmare e fare bene. Allo stesso tempo sta lavorando per assicurare l'efficienza e la capacità di funzionare degli impianti, tre impianti presenti sul territorio metropolitano che sono San Batello, Siderno e Gioia Tauro. Questi impianti, in particolare per quanto riguarda la frazione dell'indifferenziato, trattano volumi considerevoli e in vista della stagione estiva questi volumi aumenteranno. Il piano che si è fatto è un piano per garantire appunto a questi impianti l'uscita degli scarti di lavorazione, che sono più o meno 240 tonnellate al giorno. Questo piano prevede che una parte di questi scarti vengano portati, oltre che nell'unica discarica di servizio che c'è in regione, con la quale diciamo che è la Lamezia Terme, anche fuori regione, in particolare in Puglia, in Sicilia e a Mantova. Si è trovato quest'altro sito grazie anche all'interlocuzione costante che c'è con l'assessore De Caprio della Regione Calabria, con il quale stiamo lavorando per definire un quadro certo per quanto riguarda gli impianti, l'impiantistica sia di tutta l'area metropolitana. Ovviamente è un'attività di programmazione che dobbiamo portare avanti, perché oltre all'ordinario c'è la programmazione, e questo tempo è un tempo fondamentale, importantissimo, perché la nuova programmazione, in particolare i fondi che arriveranno per la transizione ecologica, interesseranno anche la capacità dei territori di costruire un sistema, un ciclo integrato di rifiuti che si apre e si chiude sui territori. Ovviamente l'appello, non possiamo non sottolinearlo, l'unica via d'uscita vera è quello di produrre meno rifiuti, di produrre meno scarti, quindi, per cui l'appello qui è alla corresponsabilità dei cittadini che, di fronte alla necessità di dover smaltire, di farlo correttamente, cioè differenziando il più possibile, perché paradossalmente per il rifiuto differenziato noi i canali di uscita ce l'abbiamo, il rifiuto differenziato si sta valorizzando. L'altra buona notizia è che oggi, ad esempio, sono già partiti, come avevamo affidato, i lavori per l'impianto di San Batello, sono iniziate le prime attività di demolizione in attesa del parere del Genio Civile per poter poi effettivamente entrare nel vivo. Contiamo che in un anno e mezzo riusciamo ad avere un impianto che possa dare risposta alla città di Reggio Calabria e del comprensorio, ma anche di tutta l'altra città metropolitana, perché sarà un impianto moderno che non soltanto riceverà rifiuti, ma sarà capace di trasformarli in materie prime seconde, cioè sarà uno stabilimento che del rifiuto riuscirà a ricavare e farlo diventare una risorsa.